mi permetto di in questa serata di fare un passo indietro. Cioè, mi riferisco alla stagione scorsa, che è stata una stagione particolare per tutti. Voglio fare un pensiero ai ragazzi che insieme a me hanno attraversato un periodo difficile, sia per la pandemia sia per tante situazioni che si sono create, parlo sempre calcisticamente, e non mi prendo un minuto prima di tutto per nessuno me ne voglia, ma devo fare un ringraziamento particolare a Juan Calvino. Nel momento più difficile a me stesso mi faccio parlo della scorsa stagione. Eravamo un manipolo di ragazzi che ci tengo a fare i nomi: Nicolino Volpe, Vincenzo De Filippo, Angelo Cinanomo, Antonio Rucco, Pasquale Curci, Francesco Santosusso, Guido Mastro Giovanni, soprattutto che una persona che è assente per lavoro, si chiama Fabio Cortazzo, il quale abbiamo attraversato momenti difficili e abbiamo raggiunto uno scopo, quello di mantenere viva la matricola. E questo va Carmelo Infante, Maurizio Puglisi, abbiamo fatto nel nostro meglio, siamo stati pochi ragazzi ma abbiamo onorato la maglia. Siamo arrivati in un percorso difficilissimo e poi siamo arrivati nell'apoteosi, grazie al presidente Zigarelli a Napoli. Siamo arrivati là e siamo stati premiati festeggiando l'articolo 860. Questo percorso penso che non finisca. Questo mi rivolgo ai tifosi, perché noi abbiamo alle spalle sempre una persona attivissima, che è il presidente Cerruti, che come negli anni addietro ha dato il suo sostegno, lo darà anche quest'anno. Inizia una nuova avventura, dobbiamo attaccarci ad una persona che è presente qui e si chiama Carmelo Infante. Ragazzi, dobbiamo essere attaccati. Dobbiamo fermarci un anno, due anni e tre anni, se no finiamo sempre come abbiamo finito. Facciamo un anno, due anni e non ci portiamo niente dietro. Quindi siamo attaccati a queste persone, vogliamoci, stringiamoci. Mi dispiace che il presidente Zigarelli, ma vogliamo fare quel passettino dove meritiamo di stare, dove ci è venuti per 7 anni, siamo rimasti lì e abbiamo fatto le nostre belle figure.